Che dal fronte antilobotomizzazione oggi sto facendo qualcosa che per i giovani di oggi può sembrare proprio una cosa proprio vergognosa, umiliante. Vedi, siccome devo fare il video che voglio dedicare a quei genitori più grandi che non capiscono che tipo di società i giovani di oggi vivono, almeno i giovani, quelli che vogliono cercare di vivere per cose vere, non per stronzate, non per superficialità, non per mondo della televisione, insomma, per parlare anche dei problemi del proprio paese e parlare di quello che c'hanno. Allora, siccome oggi mo sto a fare i piatti, no? Vedi, sto a fare i piatti. Questa è la bacinella, lo dedico ai genitori, quelli che valevano, quelli più grandi, lo dedico anche a mio padre e a mia madre, che anche grazie a loro che io ho ricevuto sicuramente un'educazione, ma anche poi ho scelto di essere educato, perché non è che sono cresciuto a quartieri proprio che c'erano proprio i fiori, anzi, c'erano i tossici, c'era gente insomma che faceva pure belli impicci, quindi non è che sono cresciuto proprio ai parioli, ok? Anche se pure ai parioli, vabbè, poi la gente che i soldi già abbiamo visto quanto oggi sia ancora più marcia di tanti altri. Allora, per esempio, i genitori più grandi, quando io parlo pure con mio padre, no, e con i miei, loro non si rendono conto che significa confrontarsi magari con tipi di ragazze, perché noi siamo ragazzi, no? Poi magari anche al contrario, ma tipo di ragazze che ci sono oggi, perché abbiamo già detto che non tutte, ma la maggior parte, caro papà anche, e io so che per te la vita ti sembra una cosa un po' diversa perché tu hai conosciuto mamma. Che quando vi siete messi insieme avete pensato a lavorare, andare avanti, a fare sacrifici insieme. Certo è che tu hai conosciuto mamma, non è che quando te ci sei sposato lei stava a pensare a una smignotta già dentro i locali quando c'era una famiglia. Voi siete un po' avvantaggiati, caro papà. È facile parlare perché voi c'avete molto di meno, ed è chiaro a livello materiale. Ma per chi crede che il materialismo non sia tutto, allora è un po' difficile, no? Andare avanti. Aspetta un attimo, do lavare un attimo un po' perché. Mo' capace mi saluteranno più in tanti, perché sto a far lavare i piatti, anche perché. A proposito, cari genitori più grandi, no? Che avete avuto anche donne che valevano, vuoi dire una cosa? Oggi trovo una ragazza che pensa a magari a cucinare, che è capace a cucinare, per loro è un'umiliazione, oh! Ma queste sono tutte. Loro sono dive superiori che passano la vita a tirarsela fino ai 40 anni, che la loro vita è andare nei locali, uscire, farsi le foto, far vedere il culo, sta tutte con la stessa posa. E parlare di stronzate, parlare della superficialità, e poi se tante volte devono fare qualcosa per dimostrare qualcosa, molte, ovviamente non tutte, ma molte, molte per loro. Ma che stai a scherzare? Ma che, Madonna, ma che addirittura, magari che ne so, cioè, aspetto un ragazzo, cerco di capire se è un bravo ragazzo, no? Perché voi, ho detto, per voi era due cuori e una capanna, questi sono due cuori, un po' capire come stavo fatto, ma se è una canna, no? Perché molto gli piacciono questi, non lo dicono. Loro non lo dicono, questo non ve lo raccontano, però questo è quello che spesso gli piace. Invece, se sei un ragazzo molto più che sei quadrato, che hai i principi, che entrate fatte via per culo da loro, allora questo a loro un po' gli dà fastidio, perché loro non possono, loro devono fare tutto quello che gli dice il sistema. La televisione è il loro mezzo di riferimento, anche se tanto ti dicono che non è vero, però infatti poi dopo li vedi, no? Come va in giro la televisione vestita, 8 milioni vestiti tutte così. Però non è vero, eh? Però non è vero che loro subiscono questa cosa. Poi. Cioè, sapevo cucinare, ma che scherzi, era bello quando voi tornavate a casa da una giornata di lavoro e trovavate quella che vi faceva il pranzo, vi dimostrava il l'uomo con amore vi cucinava. Oggi queste, oh, cioè, ti ho cucinato, ti sta bene, sta attento, perché sennò fatto da solo, non hai capito? Perché io sono tutta acchittata, ma sono mezzo buttata fuori dentro, oh, hai capito? Oh, ah, Tamaria, porca madonna, perché vogliono parlare di quelle bestemmiano? Vogliono parlare di quante ce ne stanno che bestemmiano? Ancora volete far confronto dalle donne di prima e dalle donne di oggi? Allora tanti voi fa, ma quelle di prima subivano, non è, ovviamente era sbagliato quando certi uomini se ne approfittavano e qualcuna subiva, ma vi posso assicurare che non è che quello che avete creato voi è qualcosa di giusto, quello che avete creato voi è qualcosa di vergognoso per la figura della donna, ok? Allora, voi, cari genitori di prima, sapete che significa mai riuscire in un contesto dove magari vi piacerebbe trovare un contesto dove stanno ragazzi, uno può parlare tranquillamente, scherzare, ridere. E qua, Roma, città dei fiche di legno, tutte sulle loro. Oddio, che mi ha detto questo? Oddio, aspetta, mi devo fare una foto, scusate, mi devo fare foto, perché foto, loro, le foto è una cosa più importante del mondo. Foto. Fashion. Top. Fashion. Allora. Papà e altri genitori, provate a confrontarvi con queste che sembrano automi. Provateci.
che se in co che stasera, che ne so, per farle contatti ti porta da droni a parlare di mouse, hanno scaricato l'ultimo software, voi parlate di queste stronzate, perché allora qualcuno un po' di tempo fa ha detto, dice, ma ogni epoca comunque ci ha avuto le sue cose, è vero, ogni epoca ha le sue mode, no? Poi magari c'è chi può essere più o meno d'accordo, anche se io credo che la personalità sia una cosa importante, no? Cioè tu, ti dovrebbe piacere, fa una cosa che ti piace a te veramente, no? Perché hai vista quella vicino, no? Facile. Allora, magari c'erano i pantaloni lunghi, i pantaloni corti, i capelli lunghi, cioè, mio padre c'aveva aiuto in testa quando era pischello, a me faceva ridere, ma questo è un gusto sul look. Solo questa epoca per la prima volta ha tagliato i rapporti veri tra le persone, cioè il comunicare veramente con le persone per sostituirlo con la comunicazione su questi social network che hanno rincoglionito i cervelli delle persone, perché le persone normalmente, visto che quando escono stanno lì sopra, hanno tagliato fuori la comunicazione e la conoscenza normale con le persone. Normale sarebbe quella che c'è veramente senza il filtro qua, perché molte, sai, a me, io mi sono lasciato da 2 o 3 anni, no? Con una ragazza ero fidanzato. E io, a parte, ho conosciuto solo psicopatiche. L'80% sono psicopatiche. Te dicono una cosa, il giorno dopo ne fanno un'altra. Te lasciano il numero e a capace te rispondono. Te ci baci, poi te dicono sono fidanzate. Poi voglio dire una cosa, no? Voglio fare un tutorial. Ma quando siete impegnate, no? Che tendenzialmente non si dovrebbe fare, giustamente. Ma quando siete impegnate e vi piace il zoccolo già con l'occhio, poi la dovete dare. È inutile che paccate, vi fate mettere le mani da tutte le parti, poi dite, volete fare i bravi perché no, sono fidanzata, non ci sono andata a casa, non mi sembrava carino. Beh, certo, perché se fossi il tuo ragazzo sarei contento, no? Che te va al mare, te pacchi uno, oppure va a ballare, va a struciare tutto sul culo da un altro, però mica gli ha data, eh? Però sei fidanzata. Questo è quello che ci circonda. Allora io vorrei dire, cari genitori più grandi, voi non vivete queste. Questo, voi non vivete, non sapete che significa magari provare a conoscere le ragazze e farsi e ormai avere il tarlo nella testa di dire magari questa sta fatta tanta tirata, poi va al locale, trova il mezzo proprietario, gli ha chittato un botto di cocaina e se tira giù le mutande, se fa sgarrare da qua fino al prossimo giubileo. Voi questo non lo sapete, perché pure prima pippavano, si drogavano, ma non in questa percentuale. Non mi dite che le 14 anni di prima stavano ubriache, già acido sipatica a 14 anni buttate da una parte e magari quando stanno ubriache se ne paccano 4-5, poi il giorno dopo fanno tutte le tirate, le puritane. Che mi stai guardando? Oddio, oddio, che mi stai guardando? Questa è la finzione. Cioè, quelle, moltissime, non tutte, moltissime ragazze di oggi non sono credibili. Sono più finte di un god da Juve. È inutile che voi volete fare il confronto, perché voi avete avuto le ultime donne che valevano. Ovviamente ce ne saranno anche oggi, ma è molto difficile perché poi a Roma, cioè ragazzi, a Roma c'è stata una denuclearizzazione, ragazzi. Io c'avevo un collega del Belgio che dopo un mese stava a Roma mi diceva: oh, senti, io stronze come qui non ho mai conosciuto. Cioè, gli dici una parola e non ti rispondono. Gli dici. Allora poi io dicevo sempre: ma prova a vedere se è la stessa parola, tu sei uguale identico, però ti hanno visto che facevi il cantante, oppure ti hanno visto che eri calciatore, oppure ti hanno visto, vedrai come cambiava la cosa, gli facevano amiche loro, ti un po' capito chi mi ha detto una cosa, è pure simpatico. Perché veramente conoscere una bella ragazza a Roma è quasi impossibile, perché veramente, a meno che c'hai i soldi, sei produttore, sei calciatore, che abbiamo già visto, no? E gli altri sono piacioni. Invece i calciatori attori, quando a loro gli piacciono, se ne scopano 12 al mese, loro mica sono piacioni, eh? Loro ci sanno fa, capito? Questa è la mentalità, la società della finzione. E soprattutto in un contesto dove anche andarsi a divertire. Cioè io devo uscire a Roma e mi devo stare a fare il problema, sa, amico mio, c'è le scarpe bianche, i capelli col doppio taglio. Solo qui siete così burini, solo qui siete così finti. Perché in tutte le parti del mondo io sono sempre uscito e andavo pure a ballare per divertirmi. Qui è una pressione sociale. Qui devi scoppiare il cervello per divertirti, per uscire in maniera normale. Certo, loro non lo fanno perché loro sono fighe, loro fanno l'occhio dolce, no? Saruffianano quello che poi magari ogni tanto gliela danno, capito come? E quello fa tappetino, gli fa fare qualsiasi cosa, quindi loro che gli frega, loro vivono solo per il loro orticello. Sono così, hanno il mondo loro, hanno il mondo, sono portatrici di verità, no? Allora, caro papà, cari genitori più grandi, no? Che avete avuto magari in percentuale molte donne che valevano, che pensavano alla famiglia, che pensavano a fare i sacrifici, che pensavano e lo dico, quelli che se ne sono approfittati di queste donne sono condannabili e mi fanno schifo come tante femmine di oggi. Sicuramente, sicuramente, perché se uno trova una brava donna che
che è una bella ragazza, che ti piace, che è una brava donna, che si comporta bene e tu fai l'infame, per me sei una merda come quegli altri. Quindi io non faccio distinzioni, ok? Però, ragazzi, fidatevi che voi avete molto, molto, molto più occasioni di fidarvi delle donne. Oggi conosci una ragazza, per loro date il numero, è come di ciao. È come di buongiorno, salve, che siete aperti a un negozio. Loro danno il numero, poi non è che uno le chiama, loro dice, aspetta, fammi vedere se questo ragazzo mi chiama, mi cerca, che fa quando è libero. No, loro danno il numero, poi tu le chiami e ti sta aspettando, che loro c'hanno sempre, senti, allora. Amica sua che sarà amica loro che si è lasciata, poi hanno una festa di un compleanno perché loro vivono dei compleanni, fanno tutti i compleanni, poi non si conosce nessuno, mi frega un cazzo a nessuno, però fanno tutti finta che sono attenti a questi compleanni perché devono andare a bere e ubriacarsi tutte le sere. Poi hanno i locali, quindi tu conosci una ragazza oggi, magari c'è il prossimo giubileo, no? E quindi automaticamente è normale che dopo un po' te calano e poi andare a conoscere qualcun'altra, no? Cioè, che cosa sta a fare? Lo sta aspettando a te. Voi avete abolito il corteggiamento, voi avete abolito le cose vere, voi avete abolito l'entusiasmo e la voglia dei ragazzi sani di sacrificarvi per voi. E questa è la verità. Non sono tutte così. Onore a quelle ragazze che non si piegano ai soldi, che vanno a letto, no, perché quello che uno ha, che per andare in televisione si farebbero sgarra da qua fino a dietro la spina dorsale, perché questo è, e che non ammirano la gente del sistema mediatico, soprattutto del sistema televisivo, perché il sistema televisivo è... ti porta a scendere a compromessi. Allora io, a me piace molto di più ammirare e chiedere l'autografo per assurdo a una ragazza che si è formata, ha studiato e magari in maniera onesta, senza passare avanti a nessuno nella vita, prende 900 euro per quello che è e va a letto, no? Con un prodotto dello stampino del sistema perché ci stanno o quelli che i soldi oppure quelli che sono i cloni del mondo televisivo e allora alla fine è sempre quello il cerchio. Lo vedete anche le pubblicità dei telefoni, c'è cioè una nota marca di telefoni, non faccio i nomi perché questi c'hanno i soldi, poi te fanno pure male, giustamente, no? Allora che fa? Anche le pubblicità dei telefoni, è sempre una discoteca, fateci caso, è tutta, c'è la discoteca, allora hanno confinato i giovani nelle discoteche, così lì li potevano rincoglionire meglio, non avrebbero mai combattuto, e creano questa società di uomini Winx e fighe di legno. Cronache dal fronte antilobotomizzazione, abbiamo fatto due piatti, se siamo un po' impegnati, siamo pieni di sapone, quindi mo non so come spingo, mi metterò il costume. Accendi il cervello, spegni la TV e i genitori di prima, voi forse c'avete qualcosa di meno a livello materiale, ma c'avete molto di più a livello dei rapporti veri. Viva le donne, quelle vere che pensavano alla famiglia e no, a 40 anni ancora una smignotteggiata dentro i locali. Cronache dal fronte, antilobotomizzazione. È una trasmissione che sta ai margini, una trasmissione che cerca di dire la verità, che quella merda di televisione non vi racconterà mai.